Benvenuti a 10 guide per 10 opere, l'evento di Creden per Invito a Palazzo 2020. La videopillola in questione riguarda il Mosè con le tavole della legge di Guido Reni. Nel palazzo dei signori Barberini al Monte della Pietà ebbi, di Guido, un Mosè grande quasi più del naturale. Le parole di Carlo Cesare Malvasia nel 1678 introducono la fortuna critica del dipinto, che può essere considerato tra i capolavori assoluti delle collezioni artistiche di Creden. Grazie al canonico bolognese e alla sua felsina pittrice, possiamo ricostruire le vicende di una tra le scuole pittoriche più importanti d'Italia, che all'interno dei propri rappresentanti più significativi annovera Reni, la cui fama raggiunse esiti talmente alti tra XVII e metà XIX secolo da poter contrastare quella di artisti oggi più noti come Rubens o Caravaggio. Dopo la formazione giovanile ricevuta nella città natale, Guido, ancora molto giovane, conquista il mercato romano e soprattutto grandi famiglie di collezionisti come i Barberini, primi proprietari del Mosè, i quali raggiungono nel 1623 il vertice della propria parabola con l'elezione al soglio pontificio di Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini. Il nostro dipinto dovrebbe risalire per l'appunto alla metà del terzo decennio del Seicento, quando l'autore, cinquantenne, ha raggiunto la piena maturità espressiva e riesce a sviluppare, combinandole, la bellezza terrena e la perfezione celeste. Nell'opera, preceduta da una versione leggermente variata, attualmente esposta presso la Galleria Borghese, il protagonista, il patriarca biblico, giganteggia sullo spettatore forte di una presenza visionaria. Le soluzioni compositive adottate, insieme al primissimo piano, si pongono in linea con gli esiti di una ricerca nobilmente barocca.